Ciao, bentornato sul canale. Popeye the Sailor, meglio conosciuto in Italia come Braccio di Ferro, era solito, per aumentare la propria forza in maniera spropositata, quasi insuperabile, mangiare questo alimento. Una cosa molto interessante ed utilizzata da tutte le mamme dell'epoca, anche per fare mangiare un pochino di verdura a noi bambini. Le mamme poi erano anche convintissime, e forse molte di loro lo sono tuttora, che gli spinaci contengono tantissimo ferro. Più di qualsiasi altro alimento? Cosa ci sarà di vero? Oggi andremo a vedere questo alimento che tra l'altro a me piace molto. Per cui oggi parliamo degli spinaci. Ciao, io sono Pasquale e questo è Health Me Food, il canale dove mi occupo di nutrizione e salute. Ovviamente se tu non sei parte di questo progetto salutista, puoi in qualunque momento della tua giornata iniziare a farne parte facendo due cose molto semplici, cioè iscrivendoti a questo canale e cliccando la campanella delle notifiche. Sono due operazioni gratuite e magari puoi sempre trovare nuovi spunti di discussione o di riflessione su salute e nutrizione. Spinacea oleacea, questo è il nome botanico meglio conosciuto fra noi amiconi come me e te come spinacio, e si tratta di di vegetale a foglia verde originario dell'Asia occidentale e centrale e trasportato dall'antica Persia poi in Nepal e in Cina, dove poi la produzione ha attecchito particolarmente ed anche qui i cinesi ci hanno fregato e la fanno da padrona. Infatti, delle 26 milioni di tonnellate circa annue, la Cina ne produce circa il 90% della produzione mondiale. Quasi 24 milioni di tonnellate sono infatti di provenienza di produzione cinese. Gli spinaci consumati freschi o entro pochi giorni dalla raccolta mantengono essenzialmente tutte le loro proprietà nutritive, che però poi col tempo vanno a svanire entro pochi giorni. Per preservarne il più possibile la qualità nutrizionale, solitamente vengono venduti sotto forma di surgelati o in scatolati. Infatti, anche se tenuti nel banco frigo, di solito entro 8 giorni sono quasi completamente svuotati di tutte le loro proprietà nutritive. Sono un alimento utilizzatissimo in cucina, dotati anche di una forte versatilità. Per esempio, possono essere consumati crudi in insalata, lessati, magari saltati in padella con del burro o aggiunti a degli impasti. Io, per esempio, molte volte, sovente, li preparo utilizzandoli come base di gnocchi fatti di ricotta e spinaci. Oppure sono un ottimo contorno per carne, pesce e così via. Molte volte si trovano anche sotto forma di polvere, sia come farina, ma anche facente parte di un mix per gli integratori alimentari. Sono prevalentemente fatti di acqua e per cui svolgono un'azione molto importante, importantissima, di tipo idratante per le nostre cellule, oltre al fatto di essere ovviamente molto importanti per altre funzioni fisiologiche, appunto, dato il loro contenuto di acqua, che può arrivare ad essere anche il 91% della loro dei 100 grammi canonici. Motivo per il quale, quando le andiamo a cuocere, un chilogrammo poi si va a trasformare pesantemente in un agglomerato molto piccolo, della grandezza magari di una biglia o di una boccettina da dopolavoro ferroviario. Se proprio dobbiamo cucinarli, sarebbe opportuno farlo a fuoco dolce e, cosa molto importante, di non buttare mai l'acqua che hanno buttato fuori quando li abbiamo cucinati, ma di utilizzarla magari addensandola, per esempio con un pochino di amido di mais o di altro ingrediente addensante a piacere, per non andare a perdere poi tutte queste sostanze nutrienti che ovviamente possono essere andate a passare nella soluzione. Essendo così ricchi di acqua, sono già poco calorici in partenza ed inoltre, data la presenza di quest'acqua e di fibra alimentare anche, sono un ottimo alleato per le diete in quanto tendono a fare percepire un senso di sazietà prima di altri alimenti. Ovvio, precisare che questo non basta, ma ci siamo capiti, insomma. Per cui mangiare una porzione di 150-200 g di spinaci cotti o di 60-70 g di spinaci crudi dovrebbe andare a portarci delle proprietà similari fra di loro sotto l'aspetto nutrizionale. Ma se vuoi un consiglio molto spassionato, anzi appassionato, passionato, mangiali crudi. Nella cultura popolare vengono fatti passare come un alimento ricchissimo di ferro, se non addirittura il più ricco in assoluto, ma in realtà non è così. Da dove nasce questa credenza? Da un errore. Nasce da un errore di compilazione di una delle prime versioni di quelle che erano originariamente le tabelle nutrizionali. Uno zero di troppo aggiunto a queste tabelle originali e l'errore sta proprio lì. Da tenere però in considerazione che fra gli ortaggi sono comunque sempre quelli con un maggiore contenuto di ferro, avendone circa 2,9 mg per ogni 100 g di prodotto a crudo. Ma la tabella originale purtroppo ne mostrava 34 mg. Insomma, pazzesco.
parecchio di più. Pur se corretta dopo poco tempo, però è rimasta tuttora presente nella nostra cultura, cioè il fatto di mangiare spinaci potrebbe essere utilissimo per chi ha problemi di anemia. Purtroppo in questa equazione sono da tenere presenti anche gli ossalati. Cosa sono gli ossalati? Bene, queste sostanze fanno sì che il 95% del ferro contenuto degli spinaci sia purtroppo inutilizzabile da parte del nostro organismo, perché gli ossalati sono degli acidi molto forti che poi tendono a infiammare sia la mucosa intestinale, ma la parte peggiore è il fatto che una volta entrati nel nostro organismo questi si vanno a legare con i vari metalli, come appunto possono essere il ferro, ma anche altri metalli come il magnesio e il calcio, impedendo che questi possano essere assorbiti ed utilizzati in maniera corretta dal nostro organismo. Magari in futuro ci andrò anche a fare una puntata su questo antinutriente, che ha in realtà altri impatti piuttosto importanti sulla nostra salute. Però questo è un video sugli spinaci, per cui torniamo agli spinaci. Andiamo a vedere qualche tabella nutrizionale per questi beneamati spinaci. Partiamo prima dal loro apporto calorico e da macronutrienti e poi andiamo a vedere i micronutrienti. In 100 g di spinaci andiamo a trovare circa 91,5 g di acqua, una quantità trascurabile di lipidi che è circa intorno ai 0,4 g, poi poco più di 3,5 g di carboidrati e quasi 3 g di proteine, inoltre poco più di 2 g di fibra alimentare, ma come dicevo prima, pochissime calorie, 97 kcal ogni 100 g di spinaci, per cui un alimento ottimo. Andiamo invece a vedere il loro apporto di micronutrienti. Andiamo prima di tutto a partire con le vitamine e poi ci andiamo a soffermare sui sali minerali. Bene, per quanto riguarda le vitamine, sono presenti in quantità eccezionali e non le aggiungo tutte perché altrimenti la lista sarebbe un po' troppo lunga, ma ce ne sarebbero anche presenti in discrete quantità di altre, oltre a quelle che vado a menzionare oggi. Quelle maggiormente presenti sono prima di tutto la vitamina K, con un 460% della razione raccomandata giornalmente. Poi abbiamo circa un 59% di beta carotene, che come tutti ben sanno è un precursore della vitamina A, ma abbiamo anche vitamina A presente in presenza significativa. Poi tante vitamine del gruppo B, con la vitamina B9 che la fa da padrona con il 49% dell'RDA, poi abbiamo la B2 col 16% e la B6 col 15% dell'RDA. Abbiamo inoltre tantissima vitamina C, che notoriamente aiuta anche a migliorare l'assorbimento del ferro di origine vegetale con il 34% della razione raccomandata giornalmente ed infine anche un ottimo apporto di vitamina E con un 13% della RDA. Andiamo a passare ai sali minerali invece. Quelli presenti in maggiore quantità sono il manganese con il 43% della RDA e poi il magnesio col 22% della nostra necessità giornaliera. Il ferro vince invece la medaglia di bronzo fra i vari minerali con il 21% della RDA, ma per questo quantitativo valgono le considerazioni fatte in precedenza sulla scarsa efficienza che il nostro organismo può avere nel suo assorbimento. Da notare anche il potassio col 12% e il calcio col 10%. In minori quantità, anche se non trascurabili, abbiamo anche zinco e sodio con il 6 e il 5%. Alimento dalle indubbie proprietà nutrizionali, anche se molte volte osannato troppo, gli spinaci sono indubbiamente una componente fondamentale della nostra alimentazione, versatili e buonissimi. Spero che sia stato tutto chiaro quest'oggi. Mandami un'email ad info@healthmefood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimento su questo o su altri argomenti o qualunque domanda tu possa avere. Questi contenuti li trovi anche sotto forma di audio podcast su tutte le piattaforme che vai a trovare qui sotto in descrizione. Ti chiedo anche la cortesia di andare a visitare il mio sito internet, che come sempre è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi è tutto e ti lascio andare, per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao!